mio libro è un'indagine molto letteraria, molto personale, autoinflitta, perché è la storia di un'estate, quella del 78, in cui io persi le tracce di mia madre, con l'incoscienza un po' anaffettiva che a 18 anni si ha nei confronti dei genitori, la persi di vista e non la ritrovai mai più, perché lei morì in circostanze che non furono mai chiarite del tutto. E a distanza di 40 anni mi sono messo lì a ricostruire indizi, fotografie, documenti, i verbali dell'epoca, le testimonianze, superstiti, e le ho messe assieme in questo libro che è la ricostruzione appunto dell'indagine, di quel che mia madre fece presumibilmente in quei 3 mesi che lo separavano dalla morte. E contemporaneamente il libro è una riflessione sul succedersi delle generazioni, perché c'è mio figlio, ci sono delle riflessioni molto modestamente sulla felicità, che per quanto possa sembrare banale, è pur sempre uno degli argomenti che ci stanno più a cuore. Ci sono libri che uno decide di scrivere e libri che decidono di essere scritti. Questo era uno di quei libri per cui, se volessi adoperare una frase a effetto, direi che sono diventato scrittore proprio per scrivere questa storia, per avere gli strumenti per raccontarla senza quel genere di pietismo che sempre si accompagna alla scomparsa di un genitore, in una maniera poi così cocente, in un'età così delicata come sono i 18 anni. Quindi è un libro che si è andato costruendo, si è andato scrivendo un po' da solo. Alla fine, negli ultimi 6 mesi, non ho fatto altro che tirare le reti, cucire assieme tutti i frammenti che erano stati raccolti nel frattempo, e sono diventati un libro di montaggio, che è un romanzo nel senso che il montaggio è molto personale, però tutto il materiale di cui è impastato è un materiale autentico e profondamente autobiografico. 40 anni è un lungo tempo in cui io ho sostanzialmente affinato lo stile, la mia capacità di narrazione fino a raggiungere una sicurezza, se non altro interiore, per affrontare un argomento così delicato. Poi c'è anche il fatto che mio figlio, arrivato a 23 anni, 22-23 anni, è abbastanza grande per capire certe sottigliezze, perché la storia lui la conosceva, gliel'avevo raccontata, ma forse non la conosceva con tutti i dettagli. E quindi idealmente è un libro che è rivolto a lui, è raccontato a lui, tirandolo dentro, perché è un libro sull'ereditarietà, sul trascorrere delle generazioni. Poi era una palla di pelo di gatto che io in qualche modo ho accumulato, e forse nell'ultimo periodo questa palla premeva per venire fuori. E in questi casi, chi ha un gatto lo sa, sembra quasi di stare per soffocare, fin quando non la sputi via questa cosa schifosa che ti porti dentro e sei più leggero. Effettivamente posso dire a posteriori che la scrittura è una grande formula di autoterapia, è un modo anzi per mettere la terapia a carico del lettore e farsene anche pagare per andare in terapia, perché effettivamente io credo, dopo aver scritto questo libro, dopo aver sputato questa palla di pelo, credo di essere un po' migliore di come ero prima. La stessa qualità della mia infelicità è molto migliorata, se esiste la possibilità. Pirandello, commemorando Verga, distingueva gli scrittori, e gli scrittori siciliani in particolare, in scrittori di cose e scrittori di parole. Sono due grandi filoni che in Sicilia si distinguono abbastanza chiaramente. Vincenzo Consul è uno scrittore di parole, Sciascia è uno scrittore sia di parole che di cose, Verga è uno scrittore di cose. Io credo di essere uno scrittore di cose. Prima di tutto per me deve esserci una storia che preme per essere raccontata. E poi lo stile si adegua, in qualche misura si trova, si adatta alla storia che devi raccontare. A cominciare dal fatto che uno scelga di dire io a un certo punto della sua carriera per raccontare una determinata storia, come per esempio questa che racconto nell'estate del 78, significa qualcosa, ma sono sicuro che probabilmente questo resterà l'unico libro in cui io dirò io.
Credo di poter dire che il mio libro ha una venatura di ironia che il tema non lascerebbe immaginare. Ma in realtà l'ironia è indispensabile per raccontare una storia del genere, proprio perché ironia è letteralmente distacco dalle cose, riuscire a raccontare le cose senza lasciarsene coinvolgere, anche quando sono così coscienti, come una storia del genere capitata proprio a chi scrive. E poi forse è nella natura regionale siciliana quella di raccontare le tragedie attraversando i territori della commedia e viceversa, incrociare l'umorismo e la tragedia è tipico, per esempio, di un Pirandello. Lo stesso Sciascia mantiene sempre sulle storie sempre uno sguardo sornione, se non altro. La tonalità del libro è, credo, la cosa che mi è costata più fatica, trovare quel genere di tonalità che rendesse un po' più leggero il materiale di cui è fatto il libro. È un po' come la cupola del Pantheon, che sembra così grande da non potersi reggere, però poi si scopre che a costruirla sono servite le pomici di Lipari, che è una pietra, ma è una pietra molto leggera, altrimenti probabilmente la cupola sarebbe venuta giù e la mia storia sarebbe stata una storia tragica, però noiosa per chi non l'ha vissuta direttamente. Ecco, credo che l'empatia del libro nasca proprio dal fatto che prendo per mano il lettore e lo porto su un territorio difficile, ma senza renderglielo più difficile di quanto già non sia. In generale io credo che i linguaggi della contemporaneità non mi sono estranei. Nel mio modo di montare i romanzi spesso si riscontra molto cinema, da ultimo si riscontra molto anche la serialità televisiva. Cerco sempre di non perdere di vista il lettore, il fatto che ci sia una persona che io devo cercare di tenere attaccato alla pagina. Io da siciliano sono estremamente devoto a Leonardo Sciascia, e specialmente a Leonardo Sciascia non tanto il giallista mafiologo, quanto lo speculatore, il ragionatore, l'eretico, il polemista. E mi piacciono i suoi romanzi di ricostruzione, come La scomparsa di Majorana, ad esempio. Fra i viventi io sono un grande ammiratore di Emmanuel Carrer, per come riesce a calarsi all'interno delle storie che racconta senza essere mai presuntuoso, o forse essendolo e non pesando con questa sua presunzione, e raccontando sempre storie diverse, ma essendo sempre se stesso, riuscendo a mantenere un proprio stile anche quando le storie sono molto, molto diverse, quando lo coinvolgono di più e quando lo coinvolgono di meno. E poi ho un'ammirazione nei confronti degli scrittori che riescono a mantenere lo stile senza perdere di vista la storia che raccontano, senza perdere di vista il lettore, facendosi seguire senza rinunziare a niente del proprio stile. Penso a Stevenson, a scrittori che magari in Italia non sono molto considerati, come Stephen King, che è uno che forse in traduzione perde qualche cosa in termini di stile, ma che ti prende per la gola e ti tiene sollevato fin quando non finisci di leggerlo. Non amo della letteratura contemporanea la contemplazione dell'ombelico che ogni volta si riscontra. Non amo quando, e secondo me per certi scrittori anche che vanno per la maggiore è molto evidente, sei uno scrittore di racconti e siccome il mercato ti chiede romanzo, tu prendi un racconto e aggiungi acqua e lo diluisci fino all'estenuazione. Per cui certe volte di certi autori vorrei che nel risvolto di copertina l'editore avesse l'onestà di dire: le pagine veramente belle sono da A. E già vale la pena di leggere un libro se c'ha 10 pagine indimenticabili. Poi per certi autori devo dire il resto è veramente un inutile allungare il brodo. E questo mi piace poco. Io credo che ogni storia abbia una sua lunghezza ideale per essere raccontata. Un racconto è un racconto, un romanzo è un romanzo.